campana veramente unica nel suo genere, che andrebbe visitata, toccata, gustata, letta, perché rappresenta uno dei cimeli più importanti del Medioevo storico italiano e principalmente di fonditori veneziani che fino adesso non si conoscevano l'esistenza. E sto parlando di una campana del 1260 che con molta cura, con molta intelligenza, il signor Di Loreto ha conservato e portato qui a Barrea, da Foggia, per poterla, diciamo, valorizzare nel modo migliore che possa esserci. Una campana che ha un valore per quanto riguarda l'iscrizione, proveniente sicuramente da un ambiente francescano dei minori. Una campana che invoca il saluto alla Madonna e alla Vergine, una campana che esalta il culto di San Francesco dopo pochi anni dalla sua canonizzazione, quindi una campana che ha tanti elementi per essere unica nella storia campanologica italiana, riferita al 1260, e con fonditori veneziani che sono allo stato attuale i primi che si conoscono e che firmano un manufatto di tale importanza.